Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti. Io sono sicuro che non mi aspettavate di vedermi a quest'ora e devo essere sincero, non me l'aspettavo neanche io. Però ho visto che la ASA ha fatto debuttare oggi la monoposto nuova in pista, quella in versione possiamo dire quasi definitiva, perché comunque nei test del Bahrain qualcosina cambierà. E siccome ci sono tante cose interessanti da analizzare e che potrebbero anche trovare posto nella nuova Ferrari che verrà presentata il 14, allora devo essere sincero, ho sentito doveroso verso di voi fare questa puntata con la consapevolezza che essendo così appassionati e competenti come siete, già saprete tutto. Sono sicuro che già siete informatissimi su tutto, però io comunque ci sono voluto essere per rispetto di tutti voi che ogni giorno mi mandate tanti messaggi, tanti commenti, guardate in un numero discreto le varie puntate. Quindi allora ho detto no, io anche se stanco morto ci devo essere. E quindi eccomi qua, dopodiché scappo a cena e poi a nanna. Allora, abbiamo visto, questa è un'analisi abbastanza veloce, ragazzi, perché non ho avuto assolutamente tempo, abbiate pazienza, di fare disegnini, di schematizzare un po' tutto, e quindi diciamo che è una prima analisi e mi riservo di farne un'altra più approfondita, più nel dettaglio, semplicemente perché appunto la voglio fare bene e perché alcune soluzioni, ripeto, potremmo vederle nella nuova rossa. Iniziamo dalla vista laterale perché c'è un po' da analizzare. Rimpiccioliamo un po' la manina e andiamo con una delle cose più importanti, il cofano motore. Guardate che andamento ha qui e guardate quanto diverso era l'anno scorso. Qui abbiamo praticamente un cofano motore molto più snello, che quindi genera meno drag, una pinna più abbondante, un po' come avevamo visto nel rendering, invece qui è molto minuta rispetto a quella presentata nella monoposto di questa stagione, e tutto ciò ci dà un maggior ordine dei flussi aerodinamici in questa zona che poi verranno confluiti un po' meglio verso il posteriore e poi la vettura in questa zona qui avrà meno drag perché appunto avrà un cofano più snello. Poi ancora, che cosa possiamo notare? La parte finale della pancia che va un po' a scendere sembra un po' più strettina rispetto a quella dell'anno scorso. E in questa foto si nota anche il doppio T-tray all'anteriore. Vi posso anche dire che il deviatore di flusso del fondo, quello esterno, ma probabilmente tutti, sono quelli che l'anno scorso la Ferrari ha montato in Francia o ne sono una derivazione diretta. Quindi questa monoposto che stiamo analizzando ha tantissimo in comune con la Ferrari del 2022, la F1 75. E qui si vede ancora meglio nella fiancata. Guardate la rampa di questa vettura, praticamente è identica a quella della Ferrari dell'anno scorso. Qui scende tantissimo per poi risalire e poi scendere minimamente nella parte finale. Guardate, l'anno scorso un minimo di rampa la Haas lo aveva, però era molto meno marcata. Qui è molto più marcata nella parte centrale nella pancia, in direzione di dove ci sta la H e la A della scritta AS, e va molto più a scendere per generare molto molto più carico aerodinamico. Ma poi notiamo anche il labbro inferiore più avanzato della bocca dei radiatori, quindi la bocca della pancia, rispetto a quello superiore, quindi altra differenza con l'anno scorso, c'è veramente veramente tanto. E poi questa zona qui è molto più scavata la vettura in questa zona rispetto
come era l'anno scorso. Per questo per quale motivo? Perché la bocca della pancia è un pochino più stretta in altezza rispetto a quella più abbondante che abbiamo visto l'anno scorso. E se ci fate caso, qui c'è il volante, ripeto, questa è un'analisi molto 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 veloce, poi la faremo più approfondita. E l'anno scorso la bocca iniziava ben davanti al volante, in corrispondenza con il puntone dell'alo. Diversissimo il discorso quest'anno, il labbro superiore è molto più vicino al volante, il puntone dell'alo è qui, e quindi tutta la zona della bocca delle pance risulta molto più arretrata. Poi potete vedere quanto è diverso il deviatore di flusso dell'anno scorso rispetto a quello di quest'anno. Andiamo ancora avanti, l'ala anteriore. Ragazzi, complimenti a chi l'ha realizzata, che tra l'altro ci guarda e lo saluto affettuosamente. L'ala anteriore è un vero capolavoro. Ragazzi, è un vero capolavoro. Allora, innanzitutto, dov'è tanto diversa? Da qui a qui, rispetto a quella dell'anno scorso. Perché si va molto più a scendere. Questo perché viene fatto? Per due motivi. Uno, per dare all'ala anteriore una funzione outwash notevole. E poi perché l'ala anteriore fletterà tantissimo in questa zona. Qui invece gli elementi sono con più carico, molto più in verticale rispetto a quelli che vedevamo l'anno scorso, ma da questo punto a questo punto. Questo per dare uno più carico e poi convogliare i flussi in una determinata maniera che poi analizzeremo bene nell'analisi più approfondita verso la vettura. È cambiato tantissimo anche per quel che riguarda il disegno delle sospensioni, che sono rimaste, scusatemi, push rod. Però innanzitutto il tirante dello sterzo è stato abbassato molto in basso con il chiaro intento di non dare disturbi aerodinamici. Le cover, da questa foto non si vede però è così, le cover dei bracci sono un po' come vi ho fatto vedere per la presentazione dell'Alfa Romeo, tutti inclinati verso il fondo della vettura, quindi hanno il compito di portare aria verso il fondo della vettura per andare a caricare il fondo e evitare che l'aria che arrivi dai braccetti vada a impattare invece con la monoposto. Viene portata aria verso il fondo con la parte alta della monoposto. Ritorniamo qui, questo braccio qui della sospensione mi sembra un po' più inclinato verso il basso, ma questo lo verificheremo. E poi i bracci sono sfalsati, il braccio del triangolo della sospensione, quello superiore un po' più alto rispetto a quello inferiore che si intravede esattamente in questo punto. Il fatto di aver abbassato il tirante dello sterzo ha permesso due piccoli vantaggi. Uno, ci andiamo per logica, che è l'abbassamento del baricentro, e inoltre abbiamo saputo da alcuni agganci che abbiamo che è stato possibile anche ridurre un pochino il peso della vettura in quella zona grazie ad alcune modifiche che sono state fatte. Andiamo avanti e confrontiamo quella che io giudico un'opera d'arte di questa vettura, ovvero l'ala anteriore, non perché l'ha fatta un nostro amico. Allora, andiamo sempre a cliccare sulla manina. Vi faccio vedere due differenze, una più visibile, ovvero il flap, scusate se l'ho detto così, del 2023 è molto diverso da quello del 2022. Qui parte più in alto e ha un andamento molto meno curvilineo rispetto a quello dell'anno scorso. Ma la vera differenza, ragazzi, sta qui. Guardate le feritoie che ci sono tra i vari elementi dell'ala anteriore, che tra l'altro l'anno scorso qui aveva questo moto
un po' ondulato che adesso non c'è più, poi magari lo rivedremo. Questo non è detto che venga del tutto accantonato, ma dicevamo, guardate qui invece come queste feritoie sono tutte sfalsate l'una dall'altra. Vi spiego perché. Perché si vuole dare un effetto ulteriore outwash, quindi si vuole proteggere la vettura dai flussi d'aria che la investono, prendendo aria, quella che non serve, e portandola verso l'esterno. Uno. Due, altra cosa. La bandella in questa zona, grazie anche a questo disegno, fletterà di più rispetto a quella del 2022. Ah, da questa foto si nota un po' come la cover qui del braccio superiore della sospensione sia rivolta verso il basso. Non me ne ero accorto. Questa è la foto di presentazione, perché ve la voglio far vedere? Perché con un pizzico di orgoglio vi indico una persona, lui, l'ingegner Giuseppe Naselli, un caro, caro, caro amico mio, oltre che un bravissimo ragazzo, veramente un ragazzo in gamba, eccezionale, intelligente, molto a modo, che oggi, in realtà da un po' di tempo, lavora in Formula 1 e oggi fa parte del team Haas. Tra l'altro è anche figlio d'arte, perché suo papà è un pilota eccezionale, Salvatore Naselli, che saluto, e che ha vinto un sacco di gare in salita, correndo un po' con tutto, anche con i prototipi. Quindi volevo fare i complimenti a Giuseppe, che di Centuripe, che sta facendo così tanta strada nel mondo della Formula 1. Vado molto orgoglioso di lui. Infine, vi volevo far vedere una cosa, perché voglio dare più spazio, ma ad entrambi. Questa sera a Sanremo c'erano sia Charles Leclerc, ma anche il campione del mondo nel GT, parlo del WEC, Antonio Fuoco. Ebbene, Amadeus ha chiamato velocemente Leclerc per salutare, questo ci fa capire che comunque Leclerc né si era fatto annunciare, quindi molto modesto e umile come persona, e ne ha chiesto di salire sul palco. Amadeus l'ha visto, ha detto: oh, c'è Leclerc, salutiamo il pilota della Ferrari. Però io vorrei dare un po' di luce anche a un campione del mondo, ovvero Antonio Fuoco, pilota italiano che corre da pilota ufficiale nella categoria GT e quest'anno con la 499P, e che l'anno scorso ha conquistato il mondiale. Quindi volevo, come dire, parlarne un attimino nel mio piccolo, perché stasera a Sanremo non si era parlato di lui. Tutto qui. Ragazzi, io mi scuso se la puntata è stata un po' veloce, se non è stata la solita analisi tecnica, però davvero credetemi, mettetevi nei miei panni, è difficilissimo in pochissimo tempo prendere le foto, fare tutti gli schemini, analizzarle, cercare di far capire come si muovono i flussi aerodinamici. Allora, ripeto, l'ho fatto in questa maniera veloce, lo faremo in maniera più approfondita nei prossimi giorni. Se torno presto dalla pista lo faccio domani, altrimenti lunedì, ovvero un giorno prima della presentazione della Ferrari. Così magari ci prepariamo un po' psicologicamente. Bene ragazzi, da Nicola Castiglione, dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto anche per oggi. Vi mando un grosso abbraccio e credetemi, questo video è la testimonianza che ci tengo veramente tanto a tutti voi. Ciao!